Paletta, secchiello, tutti gli strumenti del lavoro, però è un comune cittadino che si sta occupando della pulizia di quest'area, come mai? Sì, mi sto occupando della pulizia davanti a casa perché abito in un piazzale che di fatto è di proprietà dell'Opera Pia Alberoni, però qua nessuno viene a pulire e quindi raccolgo l'immondizia che la gente che parcheggia qua lascia qui. Qual è la condizione che trovate normalmente? A degrado massimo, nel senso che qua c'è tutto sterrato e quindi quando piove l'acqua è tutto allagato perché c'è un unico tombino per tutto il piazzale. E tutti i rifiuti di tutti i tipi. E davanti alle case ci sono diverse buche, le abbiamo documentate. Sì, noi privati abbiamo messo la ghiaia, abbiamo comprato noi la ghiaia e l'abbiamo messa. Abbiamo fatto i marciapiedi per evitare che l'acqua coli dentro gli scivoli e abbiamo dovuto fare tutto noi. Noi Che cosa chiedete? chiediamo che innanzitutto sia fatta la strada con la fognatura, con l'illuminazione e poi ovviamente una riqualificazione della zona perché c'è un bellissimo parco. 20 anni fa era frequentatissimo da tantissimi bambini, oggi non viene più nessuno perché tutti i giochi sono rotti. L'Opera Pia Alberoni, proprietaria dell'area, comunica di aver inoltrato ufficialmente al Comune di Piacenza i documenti per la cessione del parcheggio a servizio dei cittadini. Da Palazzo Mercanti fanno sapere che la pratica, inoltrata a dicembre, è approdata sul tavolo dell'Ufficio Patrimonio il 7 gennaio al rientro dalle festività. La richiesta verrà dunque valutata dalla Giunta e prossimamente arriverà la risposta. L'auspicio dei residenti è che nell'anno nuovo si risolva una vecchia situazione di degrado e disagio.